Buona serata dal Palamasotto di Oderzo, buona serata, sono le 18 e 29 minuti primi, siamo prossimi ormai a presentare
il match di questa sera. Si tratta di un recupero, il recupero dell'undicesima giornata della regular season della Serie A Beretta femminile. La regular season dunque si completa per quanto riguarda la corsa ai recuperi per quanto riguarda la Serie A1, la Serie A Beretta femminile per la Mechanic System Oderzo, appunto con il match che la oppone con il Pontinia. Alle 18.30 dunque fischio di inizio per questo match di recupero. Andiamo subito a presentare velocemente le formazioni per quanto riguarda il Pontinia, con il numero 55 Bianca Barboso, col 32 la Bassanese, con 11 Sarabello, con la 17 Nicole Barbei, con la 12 Nadia Bordon, col 10 Giulia Conte, col 9 Francesca Di Prisco, col numero 1 Selena Franceschini, col numero 3 Chiara Gottardo, col numero 2 Asia Guidi, col numero 7 Chiara Milkovic, col 8 Luisella Podda, col 96 Ligia Putt, col 29 Anna Reuda, col numero 6 Rocio Squizzato. Allenatore Giovanni Nasta. Vediamo subito il primo attacco Pontinia con i primi 9 metri. Approfittiamo per leggere velocemente la formazione della Mechanic System, col numero 5 Arianna Brunetti, col numero 11 Eleonora Colloredo, col 13 Eleonora Costa, con il numero 9 Giorgia Di Pietro, col 14 abbiamo Noemi Di Palma, col 20 Rasai Duran, col 44 Elena Feletta, col 12 la capitana Barbara Meneghin, col 7 la norvegese Tina Oyesvold, col 17 Martina Pizzutto, col 65 Carlotta Poderi, col 15 Beatrice Pugliara, col 8 Mayra Radice, col numero 34 Francesca Traini, col 6 Sabina Vitobello. E abbiamo concluso la presentazione della squadra dell'Oderzo, oltre a Alessandro Cavallaro in panchina, con la prima rete del match, che è giunta al 1 minuto e 20 secondi di gioco ad opera del Pontinia. Con me a presentare questo match, con me c'è anche Andrea Regalin. Buona serata a te. Abbiamo già le prime battute e il primo tiro in porta verso la porta del Pontinia ad opera dell'Oderzo con Giorgia Di Pietro. Il pallone esce di poco, nulla di fatto dunque, possesso palla Pontinia che attualmente è in vantaggio. Sì, buonasera. Abbiamo già notato un primo attacco di Pontinia molto lungo ma rapido, stanno giocando con una buona velocità per cercare di mettere in ritardo i difensori di Oderzo. Gli arbitri appunto hanno concesso un attacco molto lungo, vediamo se è la linea che vorranno tenere per tutta la gara. Un attacco prolungato con alla fine ha pasticciato un po' con il pallone, però alla fine è riuscita a trovare il tempo per depositarla in rete, il pallone Bianca Barboso, che in pratica realizza la seconda rete del match. 2-0 il parziale con cui il Pontinia sta conducendo in questo momento sulla Mechanic System in queste prime battute al Palamasotti di Oderzo. Da una parte abbiamo assistito come ci sia stata una palla persa in fase offensiva da parte della Mechanic System, e dall'altra parte il Pontinia non ha approfittato con questo lungo contropiede, mentre già assistiamo all'azione dell'extra player operato da Cavallaro. Sì, vediamo che Pontinia sta mettendo la gara sui binari della velocità, avendo una squadra fisicamente magari non possente, tranne Squizziato e Putt che al momento è in panchina, ma giocatrici veloci e quindi ripartenze veloci dagli errori di Oderzo e anche attacchi veloci. Diciamo che proprio nel momento in cui acceleri il gioco ci sono anche maggiori possibilità di incorrere in errori. Buona anche questo passaggio no look, purtroppo
per il Pontigna, il pallone non è arrivato in maniera pulita. Sì, qui un errore di squiziato al tiro, ma portata bene da Barbosu con un incrocio. Pugliara, Duran si cerca di ragionare, soprattutto anche qui assistiamo, ormai sembra un film fotocopia quello che vediamo, la Duran marcata a uomo, dunque tenuta più possibile lontano dalla fase offensiva. Ecco, raccoglie il pallone Duran e il suo tiro al momento di scoccare, bloccata sul polso. Attenzione perché la meccanica gioca con l'extra player, non può permettersi certi errori come questo che abbiamo visto di Giorgia Di Pietro. Eleonora Costa, Di Pietro, Duran, bloccata energicamente dal squizzato. Sì, potrebbe essere un duello molto duro. Notiamo che Pontina sceglie sul 7 contro 6 di Oderzo di abbassarsi in 6-0. Per non lasciare troppi spazi alle scalate o pitergine e quindi toglie la marcatura uomo di Duran. Ha fatto buona guardia l'estremo difensore del Pontigna, che è riuscito con il piede a portare il pallone sul fondo, dunque smorza così questo tiro molto preciso della Duran, era proprio alla base del palo della porta. Poteva fare male questo tiro. Possesso palla Pontigna, squizzato centrale, riceve palla. Brava Barbara Meneghin a bloccare tra i piedi questo pallone. Oyeswold prova a dare velocità. Duran, c'è proprio caccia alla cubana questa sera tra le file del Pontigna, cercano proprio di non darle respiro e bloccarla in tutte le maniere. Si riparte con 9 metri, prontamente rimessa in gioco Di Pietro, Oyeswold, ancora una volta Duran tenuta distante. Oyeswold si attende la Di Pietro che ancora questo la Colloredo, sì. Si è fatta trovare molto ben smarcata, ma è stata prontamente bloccata. Sì, Colloredo si è girata bene, ha costretto Podda a un fallo da sanzione, da sospensione. È la prima giocatrice che subisce i 2 minuti di sospensione, siamo già a 7 minuti di gioco, con le Pontine conduce 2-0, prova la Duran, ma ancora una volta abbiamo l'estremo difensore del Pontigna, Nadia Bordon, che blocca. Diciamo che era anche abbastanza centrale questo tiro, però particolarmente forte. Diciamo che Bordon con l'esperienza ha intuito la direzione del tiro e quindi è sembrata una parata facile, ma non lo era. Adesso vediamo Pontigna che attacca in inferiorità numerica, non decide per il power play, ma gioca semplice. Con alcuni cambi di posto interessanti. Sfondamento chiamato a Bernabei. Eleonora Costa non riesce a prendere le misure sulla Beatrice Pugliara. Anticipata. Sì, poi giocata veloce di Barbosu che supera Oyeswold. Diciamo mezzo rigore. Abbiamo visto già quel replay che abbiamo proposto. Niente da fare per Barbara Meneghin, si fa superare in questo rigore messo a segno dalla Vediamo se Oderzo finalmente si sblocca in attacco.
finora ha trovato solo conclusioni da fuori. Duran, Di Pietro, Oyeswold, il momento si fa anticipare, questo tentativo di lancio sulla fascia destra per beccare la Pugliara completamente fuori misura, vanno un po' in confusione, c'è proprio la fretta per tentare di andare in rete, fa sì che le ragazze non riescano ad essere ben concentrate, ci sono questi errori veramente imperdonabili che in questo momento della partita poi si faranno sentire nel proseguo quando stiamo per raggiungere i 9 minuti e mezzo di gioco. Conduce il Pontigna 3-0 con il muro della Mechanic System che funziona a dovere. Duran da sola galoppa da una parte all'altra, arriva Rasai a cercare di ribaltare la situazione, ha preso il pallone dalla sua Bassanese dall'ala, da angolo, con poco angolo riesce a segnare. E preoccupa un po' la difficoltà in attacco di Oderzo, con Pontinia che sta facendo un'ottima difesa. Vediamo ancora queste continue mosse tattiche tra i due allenatori, quando c'è la marcatura uomo su Duran, Cavallaro opta per il power play e a quel punto Pontinia si abbassa di nuovo in 6-0 e sembra il canovaccio di queste mosse tattiche. Attenzione, passi di Duran che chiedeva un fallo e fortunato Pontinia che tenta il gol a porta vuota ma battendo da posizione errata e quindi ha la possibilità di rigiocare questa palla che aveva perso. Cambia nulla, dunque risultato sempre con il Pontigna che sta conducendo di 3 reti sulla Mechanic System 4-1 quando siamo all'undicesimo minuto di gioco, un undicesimo minuto che finora ha visto in forte difficoltà la Mechanic System soprattutto in fase offensiva. Da quest'altra parte prova veramente, ha cercato una soluzione molto difficile da attuare. A quest'altra parte abbiamo la Oyeswold che sbaglia in maniera veramente palese nel cercare di se da una parte abbiamo gli errori da parte della Mechanic System, dall'altra parte il Pontigna non perdona con questo veloce contropiede che si è finalizzato per il 5-1 e giustamente a questo punto Cavallaro è costretto a chiamare le proprie atlete per fare un brainstorming veloce, perché la situazione si fa piuttosto preoccupante soprattutto sulla parte offensiva dove le idee abbiamo la Duran che cerca di trovare una via del gol, le altre difficilmente riescono a trovare alcune soluzioni efficaci, mentre sabato scorso abbiamo visto grandi prestazioni della Beatrice Pugliara e della Eleonora Costa dai lati, questa sera si vede forte difficoltà soprattutto a farle pervenire il pallone da giocare. Infatti abbiamo visto anche la Pugliara in qualche maniera lamentarsi con le compagne perché i palloni finora che lei riesce a ricevere sono sporchi o addirittura completamente fuori portata. Sì, esatto, Oderzo sta giocando in modo un po' confuso in attacco, solo con i tre terzini, ma non attaccando, diciamo bene, non attaccando, creando spazi, non riesce poi a finalizzare sulle ali. Abbiamo qualche problema nella grafica, come avrete certamente visto, non riusciamo a modificare il punteggio che compare in grafica e nello stesso tempo anche il timing della telecamera, ci dispiace per questo inconveniente, vedremo di risolverlo tra il primo e il secondo tempo. Nel frattempo, mentre la telecamera scorre sulle immagini del Palamasotti e qui finalmente se non c'è Duran che praticamente muove il punteggio per la Mechanic System, le due reti sinora a tabellone, a referto, sono proprio entrambe messe a segno dal terzino cubano.
Sì, io credo che comunque Pontine avrebbe firmato per prendere due gol dopo 12 minuti, quindi due tiri di Duran si possono anche accettare. Il problema è ci vuole un po' più di incisività da parte di Pietro e Oyeswold. Podda il terzo gol dall'ala destra. Ora ancora marcatura uomo su Duran e vediamo come attaccherà Oderzo, se cercherà di sfruttare gli spazi. Ben posizionata la difesa di Pontinia e anche sul buon uno contro uno di Leonora Costa hanno reagito in modo corretto. Molto precisa la difesa, chiude gli spazi e questa volta finalmente arriva Eleonora Costa. E attenzione, perché questo, se non erro, è il seconda sospensione per Podda, che è cascata un po' sul tranello di Costa, che con esperienza ha fintato il passaggio al terzino per poi penetrare e Podda ha fatto fallo in ritardo. Quindi seconda sospensione pesante per Podda. Punteggio 6-3 conduce Pontinia in inferiorità numerica. È qui che la Mechanic System deve cercare di recuperare lo spazio perduto veloce, nonostante siano in inferiorità numerica, sì. Molto veloce lo scambio tra le giocatrici del Pontinia, si mantengono larghe e ancora una volta da quest'altra parte, sempre dal lato destro, riescono facilmente a portarsi al tiro. Veloce ripartenza Duran, Oyeswold, Beatrice Pugliara. Brava Bordon che finta il secondo palo e poi rivediamo il replay. No, anzi, in caduta para Bordon, bella parata. E notiamo che Oderzo in difesa, almeno adesso in superiorità numerica, opta per Vito Bello al posto di Coloredo in centravanti, in 5-1 a disturbare il gioco di palla. Adesso si alza su Barboso, a uomo su Barboso. Tentativo di andare a rete sfumato, attenzione alla strano fischio, nel senso che Vito Bello stava probabilmente per concludere, quindi un fallo probabilmente era da 7 metri da rigore. Oh, finalmente Giorgia Di Pietro trova una penetrazione e un gol facile per lei. Il punteggio ora vede la Mechanic System ridurre il gap, sono due le reti di svantaggio, conduce il Pontinia per 6-4 quando siamo a poco più di metà del primo tempo. Con Cavallaro si sgola per cercare di invitare la Vito Bello a una marcatura molto alta per tenere la Barboso fuori dai giochi e attenzione, qui abbiamo un 7 metri causato forse da un fallo commesso dalla Duran sulla squizzato, se non sbaglio. Credo fallo di Oyeswold che si è... Allora, tanto traversa di Barboso, ribattuta area. Oderzo sta optando con 5-1. Che si alza su Barboso ma va anche a disturbare gli altri terzini. Questo comporta il fatto che i tre centrali dietro devono agire di conseguenza in base a cosa fa Vito Bello di punta e non sempre è così semplice da effettuare. E questa volta diciamo che la cosa si è riproposta per la seconda volta, diciamo che forse era meno presente questo fallo rispetto a quello precedente. Ma in realtà Vito Bello salta e riceve la palla e può concludere, viene toccata, quindi ci sta a rigore, però Bordon dice di no. Molto brava perché si è spostata, sembrava proprio invitarla sul lato destro.
Vabbè, e Meneghin vuol far vedere che non è da meno. Non è da meno. Il punteggio ormai è cristallizzato da un paio di minuti sul 6-4 sempre a favore del Pontigna, con la Meccanic System che ha sbagliato questo rigore, però da quest'altra parte abbiamo già varie le formazioni che hanno sbagliato in più occasioni. Questa volta vediamo la Pogliara che non delude le attese, non delude le attese, primo pallone vero che gli è capitato tra le mani, è riuscito a materializzarlo con il suo nome nel referto del tavolo, per cui 5 Meccanic System, 6 Pontigna, si riduce il vantaggio iniziale della squadra dell'Agro Pontino. Squizzato Boso. Fischiata difesa in area di Pietro, anche se sembrava entrata in area dopo il contatto falloso. Ci fosse stata la spinta? Sì, difficile giudicare. Barboso, Meneghin e Meneghin. E Meneghin sta guidando la rimonta di Oderzo con una serie di parate a cui ci ha abituato, ma che fanno sempre scalpore, fanno sempre vedere di che pasta è fatta Meneghin. Anche una dose di fortuna, perché il pallone ribattuto è finito proprio tra le mani della Eleonora Costa. Di Pietro lancia da quest'altra parte Pugliara, Pugliara ancora su Di Pietro, Costa si cerca, si infila la Costa e che pallone di infilata. Sì, questo potrebbe essere un fattore, il fatto che Podda ha due sospensioni e adesso non può più intervenire in modo rischioso su Costa, e quindi in quella posizione Oderzo potrebbe far male, visto che a questo punto coach Giovanni Nasta ha dovuto a sua volta chiedere time out in questo momento di difficoltà apparente da parte del Pontigna. E il match si ferma sul 6-6 quando sono esattamente 19 minuti di gioco. Lasciamo spazio alla parte pubblicitaria. Si riprende il gioco, ancora Vito Bello a uomo, adesso a uomo fisso su Barboso, che è la mente del gioco. Pontini, esatto. Squizzato, prova a infilarsi. Palla difficile, difficile per il pivot questa palla. Molto bassa, difficile da raccogliere. Quest'altra parte abbiamo l'arrivo della Oyeswald. Però il tiro era un po' telefonato, e quest'altra parte è squizzato, raccoglie palla e non si fa pregare a depositare il pallone tra i piedi della Meneghin per il 7-6, con la Meneghin che si lamenta chiaramente per la disattenzione da parte delle compagne per questa infiltrazione del Pontigna, che con la squizzato è riuscita a depositare la palla in rete. Un time out che evidentemente ha portato i suoi frutti per Croce Nasta. Da quest'altra parte Giorgia Di Pietro commette un gravissimo errore di appoggio. Da quest'altra parte Pontigna da solo va di nuovo
in velocità a depositare questo parziale di 2-0, 8-6. Sì, davvero bella ripartenza di Pontinia, che con due passaggi in diagonale arriva veloce al tiro, e in precedenza Bordon che para e lancia una prima fase rapida. È chiaro che questo fa parte del gioco classico delle squadre di Nasta, e Pontini ha in pochi mesi già assimilato questa tipologia di gioco. Attenzione, ancora un veloce ripartenza e Pontinia non perdona. È Luisella Podda a segnare la rete numero 9 del match per il Pontinia. Pontinia che conduce 9-6. Sì, ancora sfrutta un errore, una palla persa di Oderzo e riparte in seconda fase. Ora una bella palla per Coloredo che conclude a rete. Pasticciano le ragazze del Pontinia, però attenzione al squizzato, irruente, si infila, gli arbitri si guardano e decidono un 7 metri. Sì, diciamo che l'arbitro di fondo non aveva dato i 7 metri che normalmente spettano alla sua decisione, ma l'arbitro di campo ha visto un fallo ritenuto da rigore, quindi guardandosi si sono accordati. E Bassanese questa volta riesce a battere Meneghin dai 7 metri. Meneghin, a dire la verità, l'aveva toccata la sì, palla. Sì, anche su questa palla Pontini ha sbagliato molti rigori finora, e mentre adesso Bassanese è riuscita a mettere in rete. Vediamo con Poderi. Oderzo, sì, con Poderi al posto di Pietro, ma ancora una palla persa. E veloce ripartenza del Pontinia anche da questa parte, la solita Podda, però Meneghin ci mette il corpo e il pallone finisce sul fondo. Attenzione perché ha... Ora nuovamente Duran a uomo, vediamo come gestiranno la palla Poderi e Oswald. Costa, accompagnata sino al momento del tiro. Sì, difendendo però in area, quindi per questo motivo 7 metri per Oderzo. Duran, e questa volta il pallone viaggia ad una velocità tale che Nadia Bordon non riesce a catturarlo. Squizzato, pallone smorzato dalla Duran, e la Duran fa far ripartire Duran, l'abito bello. Duran in difesa, in attacco sta insieme a Meneghin tenendo, sta spadroneggiando Oderzo, e sta tenendo veramente a galla la squadra trevigiana. Assolutamente sì, vediamo che si parlano in difesa, quindi stanno cercando di trovare le giuste soluzioni. Squizzato Bernabei, squizzato, allontanati, attenzione, si apre il varco, la Carlotta Poderi commette fallo che le costa 2 minuti di sospensione. Sì, corretta, ha tentato l'anticipo ma è arrivata un attimo in ritardo, Bernabei l'ha superata e Poderi l'ha trattenuta per la maglia, quindi gli è rimasta agganciata. Chiara sospensione, decisione sacrosanta. Diciamo che questi 2 minuti di sospensione, questa inferiorità numerica, arrivano in un momento non facile per la Mechanic System, perché sembrava quasi avesse preso la rincorsa per accorrere sì, ad accogliere il pareggio. Esatto, Oderzo era in rimonta, fortunatamente per Oderzo gli arbitri sanzionano uno sfondamento a squizziato con Pugliara che riesce a chiudere lo spazio. Ora Oderzo attacca in inferiorità numerica con Duran che va a pivot e proverà forse un'uscita. Costa per ricevere palla di Pietro, Oyesvolda,
deve tornare indietro la, però Eleonora Costa cosa ci riserva questa sera? Sì, ancora un'invenzione di Costa. Vediamo ora Barbosu e vedete che quando Barbosu può giocare palla si arriva facilmente al tiro. In questo caso c'è una palla persa, ma la giocata era giusta e con la giusta velocità. Mancano 4 minuti poco più al termine della prima frazione di gioco, con le squadre che sono tornate in perfetta parità, anzi diciamo che la Mechanic System è riuscita a portarsi in parità dopo un lungo inseguimento con ecco qui che la Oiesvolda si porta sui 6 metri a tu per tu con il portiere, il pallone non c'entra neanche lo specchio della porta, sì. Occasione veramente gettata al vento. Sì, oggi Oiesvold sembra un po' deconcentrata, sembra preoccupata. Barbosu squizzato. Tutti gli effettivi in campo. Bello, esce, attenzione al passivo, squizzato. E Bernabei si appoggia nel modo giusto e infila. Bella giocata in ripartenza da metà campo, ma purtroppo il tiro esce di Pietro. E per contro Pontinia invece arriva al centro a tirare e non sbaglia. Come la Mechanic System allarga un attimo le maglie per cercare di recuperare il risultato, è facile preda delle veloci ripartenze del Pontinia, che abbiamo visto questo parziale di 2-0 fulminante. Sembra quasi che le ragazze Pontinia cerchino questa maniera proprio per dettare legge. E ancora una volta Bassanese ci mette lo zampino, Barbara Meneghin. Sì, Pontinia che punisce ogni errore in attacco di Oderzo, poi in prima o seconda fase, e poi Meneghin anche in questo caso salva la situazione. Squizzato. Bassanese si porta. Pontinia comunque che in questa situazione con Barbosu marcata a uomo trova un po' di difficoltà. Infatti Barbosu appena liberata fa un assist. Grande giocata, grande un assist per Bellu. Esatto. E giocate tipiche di Bianca. Diciamo che c'è stata anche una disattenzione da parte delle ragazze della Mechanic System, che si sono allontanate da quella linea difensiva, e quest'altra parte finalmente ancora una volta Beatrice Pugliara possiamo segnalarla proprio tra le migliori giocatrici per il momento per quanto riguarda la squadra trevigiana. E da quest'altra parte ancora una volta veloce ripartenza con pochi passaggi, il Pontinia finisce a rete. La lotta a poderi scarica sulla Oiesvold, che preferisce respirare. Hanno cercato di diventare una cosa un po' difficile. Il pallone si è perso sul fondo con il punteggio che castiga la Mechanic System. Siamo a poco meno di un minuto dalla pausa del match, con il Pontinia che conduce, ha ristabilito le distanze 14-11, conduce qui al Palamasotti. Cosa ha recuperato il pallone? Lottano le ragazze del Pontigna e si infilano in ogni pertugio, molto brave nel cercare di gestire questi spazi. Sì, Bassanese, non avendo grande fisicità, cercano con la velocità di grande giocata di Barbosa, 10 secondi dal termine, 5 secondi. E ci fermiamo qui per questa prima frazione di gioco, dove
Il Pontinia ha dettato legge con in due occasioni. La Mechanic System è riuscita a riagguantare il risultato, ma non è mai riuscita a mettere il naso avanti. Il Pontinia ha comandato il gioco e ha chiuso alla grande, ora con 4 reti di vantaggio, 15-11. Con questo risultato si va al riposo. È importante adesso vedere Cavallaro cosa riuscirà a disegnare con le ragazze negli spogliatoi per vedere una formazione diversa, soprattutto nel corso della ripresa. Diciamo che finora abbiamo visto un momento importante della Mechanic System, quando soprattutto è intervenuta la Vitobello in difesa, che poi si è anche riproposta in fase offensiva. Lì praticamente le cose sono maggiormente complicate per il Pontinia. Ma infatti dal momento in cui Barboso è stata marcata uomo, a difesa schierata, Pontinia ha faticato a trovare la rete, però ha approfittato, come vediamo anche in questo replay, ha approfittato degli errori in attacco di Oderzo per partire in prima o seconda fase. E salvo qualche miracolo di Meneghin, il break è stato grazie a queste giocate in velocità. Io credo che almeno metà dei gol di Pontinia siano venuti da prima e seconda fase, appunto. Perfetto, grazie Andrea Righellin. Noi ci fermiamo qui, piccolo break con la pubblicità, anzi a un certo punto vedrete anche l'immagine svanire, perché noi cercheremo di riavviare la telecamera in modo tale da poter gestire il punteggio e il timing sul fondo.
Riprendiamo la linea qui dal Palamasotti. Buona serata da Nicola Zoppa e da Andrea Regallin. Stiamo seguendo il recupero dell'undicesima giornata del girone d'andata tra Mechanic System Oderzo e il Pontigna. La prima frazione si è chiusa con il punteggio di 15-11. Sta guidando la squadra laziale, che ha praticamente dato dimostrazione nel corso dei primi 30 minuti di un ottimo gioco, di veloci ripartenze, e soprattutto ha dato una lezione alle Mechanic System, che in pratica si è trovata dopo il lungo stop di 2 mesi con il primo vero impegno di una certa caratura rispetto a quelli precedenti che hanno fin qui costellato questo inizio 2021. Riparte con questa veloce, bella scalata a parte della Mechanic System, che poteva concludersi diversamente se non questo pallone completamente fuori dallo specchio della porta. La Poderi proprio ha preso quasi paura, si è fatta incantare da parte della Bordon. Ma forse non si aspettava nemmeno di trovare tutto quello spazio su una controscalata veloce di Oiswald. Credo non abbia preso bene la palla, perché effettivamente è uscita di troppo. E da quest'altra parte la Podda colpisce la traversa, è molto brava anche la Pugliara a raccogliere il pallone prima che si perda sul fondo. Le vediamo più convinte in questo momento. Parte Poderi, Costa viene bloccata al momento di andare al tiro dalla Rueda. Duran, cosa ha fatto? Sì, forse quando nessuno più se l'aspettava, con le mani addosso è riuscita a trovare una grande rete. Bernabei da quest'altra parte. Bella giocata di Podda, con un tiro ad effetto sotto le gambe di Meneghin. Ancora una volta diciamo che la Mechanic System fa fatica a ripiegare velocemente di fronte a queste veloci ripartenze del Pontigna, e questo naturalmente mette in difficoltà, e soprattutto si trova, come in questa occasione, la Podda a tu per tu. Passi di Costa, che non trova un compagno a cui passare la palla. Pontini, oltre alla marcatura uomo, alza anche Barboso in disturbo. Vediamo se è stata un frutto dell'occasione o è una scelta tattica di Nasta. Bernabei, guizzato di potenza. Sì, qui Oiswald esce ma lascia passare facilmente l'avversaria, e Costa che prova anche lei una girella, ma la palla esce. Cercato il tocco di classe, che alla fine praticamente sì, un numero che Leonora ha, che conosce bene, ma purtroppo per Oderzo è uscita di poco. E Oderzo ora opta per una 5-1 più bassa sui 9 metri. Vediamo se ad un certo punto si alzerà. Esatto, si alza ora Costa. Poi Oiswald la blocca. Una buona guardia. Sì. Attenti alla Barboso, che andrà. Scarica sulla squizzato. Podda, ecco, Podda. Adesso Costa. Salta! Bella fa sedere la Coloredo. Sì, bella giocata di Pod. Ricordiamo, 18 anni. 12-18. La Poderi ha veramente un bellissimo assist per bellissimo Coloredo. Assist per la Coloredo, che purtroppo si è trovata di fronte a una Bordeaux in grande giornata. Sì, ha usato la sua apertura all'area di gambe, e non era un brutto tiro, ma grande parata di Bordeaux.
Ecco, Eleonora adesso recupera una palla in difesa che le darà coraggio per il prossimo attacco. Duran. Bello, bella assist. Poderi spostata con Loredo. Difesa in area, 7 metri. La palla arriva con Loredo, ma i difensori sono in area. E Oderzo nell'ultima difesa ha optato di nuovo per una 6-0, vediamo se anche questo è momentanea o è una scelta. Non va bene la prima, va dentro alla seconda. Duran accorcia, 13-18, sempre più 5 Pontinia, vediamo come riuscirà a gestire questa palla in fase offensiva. Pugliara interrompe le trame del Pontinia, Barbosu centrale, Bernabei sulla destra, Rizzato, Barbosu, Bernabei è lì, adesso vediamo come riusciranno a far partire il gioco e andare vicino ai 6 metri, Barbosu squizzato. Al momento del tiro si scontra, proprio impatta con la Colloredo. Sì, il fallo è di Duran che spinge lateralmente, squizziato. Tutto parte ancora una volta da Barbosu che l'uno contro uno crea difficoltà alla difesa di Oderzo. È Bassanese segna. Ha fatto più mosse spostando definitivamente la Meneghin. Oyeswold bloccata con Loredo. Duran prova, bloccata al momento del tiro dalla sandwich del Pontinia. Duran con Loredo. Costa mantiene possesso palla. Oyeswold, il tocco finale. Costa, credo siamo al limite del passivo. Angolo, attenzione, c'è colpo in faccia, no? Non ho capito sul tiro della Duran, la presa o forse anche il polso stesso, sì, della Duran credo, a fine corso. Credo anch'io sia stato il braccio, perché il muro sembrava un muro quello su Duran. Fortuna per la Mechanic System, questo lancio che ha pescato la podda lanciata a rete e la sua conclusione è finita. Fase abbastanza confusa per la Mechanic System, le ragazze non riescono a trovare fluidità, sempre interrotto. Duran salta, fa tutto lei, bloccata. Sì, l'impressione in questo momento è che ci si stia affidando a Duran e non è mai sbagliato, ma dovrebbero prendere un po' più iniziative Oyeswold e Poderi. E Meneghin mette una pezza ancora una volta alla ripartenza di Pontinia. Il pallone rimane possesso in fase offensiva del Pontinia. Barbosu, Bernabei ora squizziato a uomo, che è la giocatrice più che fisicamente mette più in difficoltà Oderzo con le sue penetrazioni, però questo creerà degli spazi per la podda. E ancora Meneghin, tiro non irresistibile di podda, un pallonetto un po' corto. Palla persa ancora di Oderzo e Barbosu ragiona, fa rifiatare un attimo la squadra. Si vede la classe, naturalmente l'esperienza arriva nel momento giusto, l'importante è far rifiatare, non correre, non, sì, dare spazio alla Mechanic System. Ricordiamo in questo momento che Barbosu ha 21 anni ma gioca in A1 da 5-6 anni, ex Cassano, e quindi ha maturato grande esperienza sin da giovane. Podda, Bernabei, arriva, l'ha spizzato, il pallone deviato, inganna completamente la Meneghin che
ancora il tema tattico è questo, Duran uomo e Oyeswold e Poderi che devono creare gioco. Duran si gira. Qui poteva essere sanzionato un fallo da dietro, non visto dagli arbitri. E credo sia sanzione per Cavallaro che protestava. Il giudice arbitro invita a sventolare il cartellino giallo nei confronti di Cavallaro. Siamo 9 minuti e 26 della ripresa con il punteggio che arride sempre al Pontigna che è avanti di ben 6 reti, dunque ha aumentato il margine di vantaggio rispetto al momento della pausa, dunque più 6 il reti di vantaggio, si fa difficile ora la rincorsa per la Mechanic System da quest'altra. Sì, più che altro perché non si vede Oderzo trovare le soluzioni offensive. Era difficile fare un tiro direttamente in porta se non volevi beccare la Duran che ha fatto scudo col suo corpo. Oyeswold. Rigore al momento. Corretta ancora... la decisione arbitrale, al momento del tiro la Oyeswold è stata sandwichata da due ragazze del Pontigna. Sì, è stata sanzionata la difesa in area oltre al fallo. Duran. Ecco, questo è un rigore che la Duran nei momenti di difficoltà mette in mostra, questo di buttarsi e in quella maniera proprio riesce a spiazzare il portiere. Sì, è uno dei suoi tipici rigori, non solo di potenza, ma forti. Cadendo, sì, in caduta riesce a guadagnare una frazione di secondo sul portiere che magari sceglie l'angolo e lei può cambiare. Fa respirare un attimo le sue compagne, il distacco si fa a meno 5, 15-20, Bernabé scala per la Podda che questa volta ha cercato di trovare l'angolino proprio più coperto, ma Barbara Meneghin fa proprio un bel scudo e dunque era impossibile arrivare, far penetrare il pallone in quel pertugio e il palo respinge la conclusione della Podda. Quest'altra parte Duran fa tutto da sola, trattenuta. Duran contro Pontigna. In questo momento Podda. Sì, Pontigna sta commettendo degli errori, molti errori al tiro e sta concedendo una possibilità a Oderzo di rifarsi sotto. E rifarsi sotto proprio con il suo pezzo pregiato, con Arasai Duran, che in queste occasioni abbiamo visto anche nel rigore come lo ha eseguito e poi in questo ultimo frangente come è andata a rete con potenza, una potenza imperiosa, è riuscita in qualche maniera a accorciare e portare il risultato a meno 4. Dunque vediamo attenzione al Barboso che va alla conclusione, costretta a frettare i tempi con la segnalazione del passivo e Barbara Beneghin fa buona guardia e fa ripartire le compagne con questa penetrazione della Oyeswold, trattenuta al momento del tiro e dunque gli arbitri optano per un 7 metri, un nuovo 7 metri nei confronti della Mechanic System. Sì, sarei curioso di rivedere il replay perché ci può stare... Eccolo qui, richiesta fatta. Sì, ci può stare i 7 metri, forse la sospensione è un po' esagerata. Vediamo se sì. Ara sarà ancora una volta un cecchino. Tocca il secondo un tiro portiere. Sporcato, però siamo a meno 3. Il regista ha detto che vuole essere pagato per questi replay. Vabbè. Yeah. Comunque meno 3, siamo il Mechanic System riduce lo svantaggio, accorcia, anzi dimezza lo svantaggio, era più 6
il vantaggio della Pontigna nei confronti della Mechanic System. Siamo al 13° minuto di gioco con il Pontigna che conduce sempre per 20-17, sono tre le reti di vantaggio. Interrompe il dialogo con il Pontigna Beatrice Pugliara, attenzione con Elena Costa che tiene la squizzato alta, podda Barbosu. Da lì non si passa, fa buona guardia Barbara Meneghin, un buon momento della Mechanic System, attenzione a far rifiatare le giocatrici, cercare di ragionare, vediamo come riescono a... Beatrice Pugliara. Ancora grande assist di Duran. E adesso abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Ormai la Pugliara sta viaggiando al 100% di realizzo sui tiri che va a questo punto. Time out inevitabile per Pontinia. Pontinia che in inferiorità numerica ha inserito Put. Ovviamente chiederà un attacco un po' più lungo per far passare i secondi che rimangono per tornare in parità numerica e ricominciare a giocare la palla a mano che giocavano prima. La marcatura su squizziato sta dando i suoi frutti, nel senso che Oderzo toglie dal gioco la giocatrice più fisica, diciamo, e riesce a controllare la velocità delle altre. Il punteggio, come abbiamo visto, si è un po' alla volta accorciato, il vantaggio della squadra laziale, e dunque ora il Mechanic System sta soffiando sul collo agli ospiti. Il punteggio vede comunque sempre il Pontigna avanti per 20-18 e dunque a questo punto è stato necessario quasi per coach Giovanni Nasta chiamare le ragazze a sé per cercare di dettare nuove tipologie di gioco per quello che si prospetta l'ultima parte, la seconda metà parte di ripresa. Stiamo al 14° di gioco. Rueda, Barbosu. Vedete che va a prendere fallo appunto per far passare quei secondi che mancano. Chiede all'acquizzato. Rueda prova ad andare al tiro. Rueda finora era stata utilizzata solo quasi in difesa e non trova la porta. E di qua con Loredo. Il grande assist di due. Cosa riesce a fare proprio tra il palo e la gamba della Bordon? Sì, ancora una volta Duran porta via due giocatori e con classe serve con Loredo che scarta il cioccolatino. E la rincorsa della Mechanic System è a meno uno dal pareggio con il... Sì, parziale di 5-0 di Oderzo. Esatto, è un po' di tempo che il Pontigna Barbosu. Bassanese, Rueda, prova ad andare al tiro, secondo suo tentativo, tiro non tanto forte, a cercare l'angolo, però alla fine la Barbara Meneghin fa buona guardia. Sì, Rueda il secondo attacco, ancora un tiro non impeccabile. Invece Di Pietro dopo molti minuti in panca rientra con la giusta verve e trova il gol del pareggio. Per la terza volta, e quando si muove la squizzato sono dolori, si lamenta Barbara Meneghin per come è stata lasciata la squizzato. Sì, onestamente non è stato un tiro improvviso, ma è partita in palleggio e quindi andava bloccata prima. Sì, andava fatta una posizione migliore. Meneghin si lamenta giustamente. Alla fine la fortuna arriva a ridere alla Mechanic System, pallone che sembrava perso finisce tra le mani della Beatrice Pugliara che riesce a portare nuovamente il match in parità 21-21. Diciamo anche bravi agli arbitri che hanno lasciato
il vantaggio, forse c'era fallo su Oderzo, ma lasciando il vantaggio hanno permesso a Pugliara di raccogliere e concludere la rete. E qui credo sembrava fallo, meglio per Oderzo, diciamo. Per la prima volta la Mechanic System aveva vantaggio, siamo più che altro preoccupati per i dolori che manifesta Beatrice Pugliara. Continua, che psicologicamente sembra aver subito questo ritorno veemente di Oderzo, che in pochi minuti ha ribaltato il risultato. Era una cosa che difficile da prevedere per come si era poi impostato l'inizio della ripresa. Rueda commette questa ingenuità e Oderzo ha tutta intenzione di rifiatare dopo questa lunga rincorsa. Finalmente si trova a condurre 22-21 quando siamo al 18° minuto della ripresa. Corretta decisione stavolta, Podda si muove prima e chiude lo spazio a Costa, che commette sfondamento, e qui credo sia sospensione per un fallo in ritardo di Costa. Della Costa. Corretta decisione, corretta. Proprio nel momento in cui perfeziona il recupero si trova in pratica a patire le conseguenze dei 2 minuti di sospensione, che sono nei confronti della Oyeswold, non della Costa, perché è rientrata. Onestamente pensavo fosse... Eccola qui, vediamo, sospensi. Costa, ah no, la Oyeswold. Sì, forse Oyeswold è un po' in ritardo anche lei. Adesso Pontina inserisce un'altra giovanissima, Conte, un altro neo acquisto di Pontinia al posto di Rueda, che non aveva ben fatto finora. Benabei, Podda ancora, e pare che la Meneghin abbia preso le giuste misure alla Podda, e ormai da lì fa difficile per la Podda, è difficile tirare. La Meneghin ha imparato la modalità di tiro della Sarda, e in questa maniera riesce in qualche maniera a mantenere in galla il risultato per la Mechanic System. Risultato ancorato sul 22-21, entra da quella Pertugio la Poderi. Grande rete qui di Podda al limite, con si è fatta trovare si è fatta trovare proprio al momento giusto, centrale quasi, non in una posizione defilata, e dunque mantiene una rete di svantaggio. È la Mechanic System che ora che si trova a condurre 23-22, match molto tirato, piacevole a questo punto. Poderi, Costa. Io adesso che rallenta un attimo in attesa che possa rientrare la Oyeswold. Poderi ancora, mentre Cavallaro vedo che è già pronto con la richiesta di time out al momento giusto. Chiede di ragionare Cavallaro. Il tiro che dalla dura non ti aspetti. Sì, diciamo che sotto passivo dai 9 metri ha trovato una rete che non è solita fare, ma che ovviamente ha nel suo carnet. Quel sottomano proprio a rasente parquet, praticamente porta a questo punto al massimo vantaggio in questo momento per quanto riguarda la Mechanic System, +2, sta conducendo +2 sulla Pontinia. Sì, Pontinia. Barboso, classica finta. Vediamo che Pontinia ha operato un cambio in porta. È uscito da Bordeaux, è entrato. Ecco qui il replay del gol. Sì, sinistro, adesso sinistro. Movimento ravvicinato coi piedi che avrebbe potuto far intuire anche un possibile passi, così non è.
c'è stato la nuova, cambio. La nuova entrata ha fatto subito un'ottima parata. La Milkovic. No. Dovrebbe essere Franceschini. Franceschini. Sandwichata questa volta. E purtroppo corretta la chiusura tra Duran e Coloredo, ci sta tutta e Bassanese si appresta a trasformare il possibile pareggio per il Pontigna. Bassanese realizza e il match torna in parità 24-24 quando il cronometro arriva a scoccare i 22 minuti di gioco della ripresa. E attenzione, Cavallaro chiama time out, ragazze subito a rapporto. Piccolo sì. Break. Al dobbiamo credici se può fa è il motto di Giovanni Nasta alle sue ragazze quando il match è in parità 24-24 su questo time out chiesto da coach Alessandro Cavallaro. Dunque andiamo a assistere agli ultimi 8 minuti di questo incontro con il rientro in campo di tutti gli effettivi per quanto riguarda la Mechanic System di Pietro. Costa, Duran defilata, Oyeswolda, Pugliara e Franceschini fa buona guardia. E qui Barbosu pecca di superficialità. Ancora Franceschini. Due salvataggi miracolosi, ha praticamente salvato veramente il risultato del Pontigna in queste due occasioni. Questo fa la gioia degli allenatori, un portiere che entra a 9 minuti dalla fine si fa trovare così pronto, ancora una volta. Attenzione per il Pontigna, riparte Bernabei, trova la podda, libera, pivot. E questa volta la podda non perdona. Pontigna nuovamente in vantaggio 25-24. Gli arbitri richiamano il rispetto del punto di ripartenza del gioco. Di Pietro, Duran riesce a togliersi la marcatura. Pugliara. Sì, Pugliara allargando il braccio trova il contatto con Bassanese e gli arbitri concedono 7 metri. Duran, Franceschini e match nuovamente in parità 25-25 quando mancano 6 minuti al termine. Podda, Bernabei, Barbosu. Squizzato come pivot, esce. Velocissima Conte e mette in difficoltà Oyeswold ed è sospensione. Ci può stare. Non è d'accordo la norvegese per questa decisione arbitrale e la seconda sospensione nel giro di
pochi minuti e dunque la Mechanic System in perfetta parità 25-25 è costretta a giocare in inferiorità numerica i prossimi due minuti. Barboso, vediamo se il Pontigna saprà approfittare di questa situazione. Impensabile entrare da quella parte. Sì, grave errore di Conte che non va in azione solitaria quando in superiorità numerica era consigliabile un gioco di squadra che portasse a un tiro libero magari dell'ala. La Duran cerca di sfuggire al controllo della Bernabei. Duran prende il contropiede, le mosse della Franceschini e porta in parità 26-26. Attenzione ancora una volta, veloce penetrazione della Podda. Molto bello lo schema del Pontigna, non altrettanto il tiro che si stampa sul palo e dunque salva Oderzo. Meneghin incita le ragazze perché cerchino soprattutto di sopravvivere nel minuto che le separa per il rientro della parità di gioco. Ancora Franceschini è la quinta parata e però butta palla. Podda! E questa volta mi sa che saltano i due minuti. Ed è la terza esclusione. Se non abbiamo contato male. Sì. È rimasta appesa a lungo. Una delle giocatrici protagoniste del match è costretta a abbandonare il campo. Sì, grave perdita per Pontigna. Ora parità numerica, ma fra una trentina di secondi dovrebbe rientrare la settima giocatrice per Oderzo, che è in vantaggio di una rete, quindi in questo momento a tutto. Ha i favori del pronostico. Soprattutto perché è uscita una protagonista di queste ultime azioni che si è fatta trovare molto preparata e anche smarcata ed è stata la giocatrice che ha impensierito più volte Barbara Meneghin. Scarico sulla destra, Di Pietro torna al pallone a Duran, Duran il suo tiro. E Duran sta facendo quel che vuole. Senza la marcatura purtroppo ormai la Duran riesce a indirizzare il match verso la possibile vittoria per la Mechanic System. 27-25, mancano 3 minuti e 20 di gioco, può succedere tutto, però con il Pontigna con inferiorità numerica deve scontare l'esclusione e l'espulsione della Podda. Non sono convinto di questa chiamata arbitrale, vediamo. 1, 2, 3, forse 4, sì, passo, è corretto. E io pago, perché il regista mi fa sempre segno quantificare. Peccato. 27-25, pallone perso in fase offensiva con un errore della Corredo, spezzato, si porta dietro la Costa, dire la verità, l'altra volta. Comunque, 7 metri. Sì, azione prepotente di Squizziato che spinta forse da Di Pietro ha poi colpito Costa. Sospensione un po' severa. Bassanese contro Meneghin. Fondamentale questa trasformazione. A 2 minuti e mezzo al termine. 27-25 Oderzo. 27-26, accorcia le distanze. E adesso sarà Pontigna che tra poco tornerà in 7 in campo. Colloredo lascia spazio a Poderi. Sì, Oderzo che gioca senza pivot con l'inferiorità numerica. E con pazienza deve attaccare, ma ora rientra la giocatrice di Pontigna, fallo su Di Pietro.
Duran. E Bordon dalla panchina ha ben studiato Duran, che gli ultimi tiri li ha fatti tutti sul primo palo. Che grave errore ha combinato Pontini a perdere questa palla in fase offensiva. Manca un minuto e 30 al termine. La Mechanic System continua a condurre di una rete, 27-26. Fondamentale saper gestire il possesso del pallone. Attenzione alla Duran che si porta verso il... Attenzione, Duran, possesso palla, lancia Pugliara. Da quella posizione è difficile centrare. Sì, verso l'esterno, aveva un angolo molto stretto. Bernabei, attenzione al Barboso. Non è la podda questa da quest'angolo. Si tira addosso a Meneghini, il giovane Gottardo. Vanifica così questa possibilità. Pontini addirittura a tutto campo, non vuole permettere a Oderzo di gestire l'ultimo minuto, ma questo è rischioso quando giocatrici così forti fisicamente prendono palle e poi fermarle. Attenzione passivo. Attenzione sfondamento di fischiata di Pietro. E mancano 27 secondi al termine. Vediamo un attimo il fallo di Pietro. Sì. Ha sbattuto la testa con la spalla sulla faccia e viene fischiato sfondamento. Anche se in realtà sì, anche il difensore di Pontini stava andando addosso a Di Pietro. Gli arbitri hanno optato per questa fischiata. Chi ha subito il male maggiore? Chiaro che Bernabei con Di Pietro paga un po' di differenza fisica e quindi subisce un duro colpo. 27 secondi al termine con time out in cui possesso palla sarà ora della squadra laziale del Pontinia. L'intervento del medico dovrebbe costringere Bernabei alla panchina perché dovrebbe rimanere fuori per 3 attacchi. Vediamo se così è. Sembra che il commissario vada ad indicare. Esatto, Bernabei deve rimanere in panchina per 3 attacchi tecnicamente, ma chiaramente fino a fine gara, visto che mancano 27 secondi. Viene tolto dunque una pedina importante nel gioco del Pontinia. Vediamo che la Rueda torna in campo, se non sbaglio, sì. Sì, mette un altro terzino al posto di Bernabei, la mancina Rueda, che finora non ha fatto benissimo. Vediamo come si comporterà in questi ultimi secondi. Pontinia che ha la palla del pareggio, Barboso a uomo. Forzatura della giovane Conte. E ora Oderzo può gestire gli ultimi secondi. Poderi. Corretto time out di Cavallaro per non rischiare nulla. Che match, che cosa ci ha riservato questa sera con un Pontinia che ha dominato per buona parte del match fino a metà della ripresa, per poi andare in pratica in riserva, essere piano piano rimontato sul 20-20. Lì fino a quel punto non sono più riuscite a trasformare le azioni che venivano proposte in fase offensiva, e piano piano la Mechanic System è riuscita a rimontare il risultato, portarsi in parità e poi portarsi questo leggero vantaggio fino a un massimo di 2 reti, ora praticamente una sola rete con 8 secondi al termine. Attenzione, Duran resiste, Meneghin esce dai pali, vabbè, si gioca e la gara si conclude al 30esimo. È qui che si conclude questo match incredibile che abbiamo assistito, il recupero dell'11esima
giornata del girone d'andata della Serie A Beretta femminile con un'importante vittoria. 5 su 5 per quanto riguarda questo mese di gennaio 2021 per la Mechanic System. Il punteggio lo vediamo anche riportato qui in fondo in sovrappressione, 27 a 26, grande delusione per le giocatrici del Pontigna e per coach Giovanni Nasta, che per buona parte del match ha dominato e con delle belle giocate ha messo in forte difficoltà la Mechanic System. Regelin, cosa possiamo dire? Possiamo dire che è una vittoria importantissima contro un ottimo Pontinia, soprattutto poi visto l'andamento della gara, che ha visto Oderzo ancora sotto di 6 a meno di 20 minuti dal termine. E Pontinia che esce a testa alta e paga l'ingenuità, la giovane età di quasi tutte le sue atlete, però io credo che coach Nasta, passata la delusione, possa essere soddisfatto delle sue ragazze. Oderzo ha dimostrato ancora una volta orgoglio, forza, una Duran strepitosa e alla fine meritatamente porta a casa i due punti e raggiunge Salerno in testa della classifica. Quello è soprattutto l'obiettivo più importante, infatti nel pezzo che abbiamo postato quest'oggi, Mechanic System prove di aggancio al primo posto, Nasta permettendo, e Nasta ha fatto di tutto per portare a casa questo match. Molto bravo Alessandro Cavallaro a gestire le risorse delle proprie ragazze, ma soprattutto è riuscito a gestire i momenti critici, quelli più difficili da parte delle sue ragazze, che alla fine l'hanno premiato con questa vittoria importante che permette al Mechanic System di raggiungere a pari punti la Pirio Salerno in testa alla classifica della Serie A Beretta femminile. E con queste nostre considerazioni termina questo appuntamento, questa diretta dal Palamasotti di Oderzo, da Nicola Zoppa e da Regeli Andrea. Grazie a voi tutti dell'attenzione, noi tra poco ci trasferiremo a metà campo per realizzare le interviste al termine dell'incontro. Grazie e buona serata a tutti.